Adesso non è più una città sicura, lo vediamo. Ieri sera c'è stata una mega rissa ai Giardini Porcinai e numerose testimonianze parlano anche di colpi di armi da fuoco. Oggi, pochi minuti fa, davanti sempre ai Giardini Porcinai, davanti a una sala giochi, intervento massiccio di polizia, carabinieri e vigili urbani per un altro episodio criminoso, quindi questo è quello che sta succedendo a Arezzo. Noi del Movimento Nazionale siamo stati i primi a puntare il dito contro i vertici istituzionali che sono il prefetto e il questore, che hanno minimizzato la questione, ci hanno detto che andava tutto bene non va. Questo è quello che sta avvenendo ad Arezzo. Arezzo è una città bella, città pulita, una città per bene e deve tornare ad essere tale. All'indomani della diffusione dei numeri sui costi della prima accoglienza in provincia di Arezzo, con oltre 20 milioni che saranno stanziati per le varie strutture che li accoglieranno, è un'ennesima rissa a riaccendere il problema sicurezza ad Arezzo. I fatti si sarebbero svolti nei Giardini del Porcinai, almeno stando alla testimonianza di residenti e passanti. Secondo quanto segnalato alla nostra redazione, protagonisti della violenta bagarre sarebbero stati alcuni africani. Una rissa che sarebbe partita dai Giardini del Porcinai e protrattasi fino alla zona Eden. Qualche residente avrebbe avvertito anche degli spari, ma a quanto pare si sarebbe trattato però di una scacciacani. Un altro episodio che conferma, secondo il Movimento Nazionale per la Sovranità di Arezzo, la necessità di un cambio di passo in tema di migranti e di controlli. Mesi che denunciamo questa cosa e che purtroppo in pochissimi fanno i controlli. Sono le persone serie su questo argomento, sono veramente poche, e gli altri hanno fatto altro che fare business. I numeri parlano chiaro, 20 milioni solo nella provincia d'Arezzo sono cifre che io definirei eccezionali, una cosa che con 20 milioni veramente ci si fa tante cose che in questi anni non sono stati mai fatti. E quello che più dispiace è la facilità con cui girano e sono messi a disposizione questi soldi per queste situazioni, quando invece per situazioni ben più gravi e che coinvolgono famiglie o italiani, questi soldi non ci sono mai stati, anzi sono sempre stati negati. Quindi una riflessione ulteriore va fatta sotto questo punto di vista, cioè capire perché per alcune cose i soldi si trovano subito, per altre i soldi non si trovano, e per capire come mai per alcune persone i controlli ci sono sempre, per altre invece i controlli sono ben più che lasciati stare.